Dalla fine del 2018, riscaldamento globale e cambiamenti climatici sono diventati argomenti virali e di discussione nell'opinione pubblica mondiale. Lo sponsor principale a questo cambiamento epocale ha di fatto un solo nome: Greta Thunberg. Our house is on fire. La giovane attivista svedese in meno di un anno è passata dall'essere una semplice studentessa di 16 anni alla paladina della battaglia contro l'inquinamento. È su tutti i giornali, è su tutti i social, è sulla bocca di tutti, in bene e in male. Si dice che Greta abbia sposato una delle frange più estremiste dell'ambientalismo, quella che chiede cambiamenti radicali in breve tempo e quindi di difficile attuazione, ma la sua risposta a queste critiche è che il nostro tempo è finito, perché la nostra casa sta bruciando e se non agiamo adesso in maniera concreta, comprometteremo la nostra sopravvivenza su questo pianeta e quella delle future generazioni. Quanto c'è di vero in tutto ciò? Cosa rischiamo davvero con il cambiamento climatico? Di cambiamenti climatici si comincia a parlare in maniera seria a partire dagli anni 90, con la nascita del gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico, che ha il compito specifico di studiare tali cambiamenti e il loro impatto sulle nostre vite, e in quasi 30 anni di attività l'IPCC ha pubblicato 5 assessment report dei rapporti di valutazione con delle previsioni scientifiche che non possono assolutamente dirsi ottimistiche. Il primo fu pubblicato nel 1990 e per la prima volta viene riconosciuta l'esistenza dell'effetto serra e del contributo umano all'aumento di questo. Tale effetto serra contribuirà, nella previsione, ad un aumento di circa 0,3 gradi centigradi per decade, ovvero di 3 gradi in 100 anni, più che in qualunque epoca storica precedente, e un aumento del livello dei mari fino a 6 cm per decennio. Il report del 1992 asserisce che, sebbene vi possano essere delle esternalità positive legate all'aumento delle temperature, nel complesso l'impatto sarà estremamente negativo, in quanto si avrà un aumento della siccità e quindi di conseguenza di incendi ed erosione del terreno, con una diffusa la distruzione di ecosistemi sia marini che terrestri. L'impatto sugli esseri umani sarà maggiore presso le comunità più esposte e maggiormente vulnerabili ai rischi sopracitati e si avrà un aumento costante degli eventi catastrofici. Questo report fu un monito importante e portò verso la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite del 1992, che portò alla firma di un trattato che puntava alla riduzione delle emissioni di gas serra, trattato firmato da 165 paesi. Il passo successivo poi fu il Protocollo di Kyoto del 1997, che puntava a tagliare le emissioni almeno del 5% rispetto ai valori del 1990 entro il 2012, termine poi esteso fino al 2020. La buona notizia è che ad oggi la maggior parte dei paesi firmatari del protocollo di Kyoto ha raggiunto il livello di riduzione delle emissioni prestabilito, Italia compresa, mentre la cattiva è che gli Stati Uniti, uno tra i paesi più inquinanti al mondo, al tempo per proteggere la loro economia, decisero di non ratificare il protocollo e rimanerne fuori, e questo ne ha compromesso complessivamente l'efficacia. Negli anni 90, con l'introduzione del concetto di human security, la sicurezza umana ora non più intesa come sicurezza solo dalla guerra, ma da una serie di altri fattori economici, sociali ed ambientali, si espande la comprensione di quelli che potrebbero essere gli effetti del cambiamento climatico sulle società umane. Gli effetti dei cambiamenti, riscaldamento globale, aumento del livello dei mari e della siccità, scarsità d'acqua, potrebbero condurre all'aumento dei contrasti tra le diverse comunità umane e quindi a maggiori discriminazioni, maggiori diseguaglianze di genere, maggiori vulnerabilità delle minoranze. E quindi nuove guerre, nuovi conflitti e scontri potrebbero emergere per la necessità di contendersi risorse in diverse zone del pianeta. Esempi concreti di quello che potrebbe accadere si sono avuti dopo il catastrofico tsunami del 2004 nel sud-est asiatico, evento che, seppure non causato dal riscaldamento globale, ha mostrato la durezza dell'impatto degli eventi naturali sugli esseri umani, inasprendo gravemente il conflitto nello Sri Lanka tra il governo e il gruppo rivoluzionario delle Tigri Tamil. Altri tristi esempi dell'impatto degli eventi catastrofici sulla società si sono avuti in Pakistan e sull'isola di Haiti, dopo, rispettivamente, le inondazioni del 2010 e il terremoto del 2011, eventi che hanno acuito di moltissimo i conflitti e le diseguaglianze già alti tra le popolazioni. Un altro tra i più incontrollabili effetti del cambiamento climatico è quello legato alle migrazioni. Secondo uno studio del Refugee Studies Center, entro il 2050 più di 200 milioni di persone saranno costrette ad emigrare per via dei cambiamenti climatici, e questo ne farebbe di fatto la più grande migrazione della storia dell'umanità in termini assoluti.
Le migrazioni prodotte dal cambiamento climatico, che già oggi avvengono in misura notevole, porteranno notevoli problemi sia nei paesi di partenza che in quelli di arrivo. Pure se la maggior parte di questi migranti sarà internal displaced, ovvero si muoverà all'interno dello stesso paese di residenza, gli external displaced, ovvero coloro che migrano all'estero, potranno comunque mettere a serio rischio le capacità di accoglienza sia dei paesi vicini sia di quelli più sviluppati come i nostri. Per avere un esempio concreto, pensiamo al Venezuela o ad Haiti e dei rispettivi problemi che sono derivati dalle migrazioni dopo il terremoto del 2010 e l'inasprimento del regime di Maduro. Entrambi questi eventi hanno creato fortissime pressioni migratorie sui paesi vicini, la Repubblica Dominicana e la Colombia. Ad oggi non esiste nemmeno una legge internazionale che riconosca i rifugiati climatici e questo rende la loro posizione molto difficile. Per esempio, la Nuova Zelanda da anni non sa come trattare le popolazioni che emigrano nel paese dai vari atolli che sono progressivamente sommersi dall'aumento del livello dell'acqua dell'Oceano Pacifico. L'ultimo report dell'IPCC del 2014 conferma in buona sostanza tutte le teorie fin qui esposte. I cambiamenti climatici avranno conseguenze diverse in diverse zone del pianeta, colpendo di fatto le popolazioni che vi sono più esposte. Questo porterà in tali zone ad un aumento della diseguaglianza, della povertà, dei conflitti e dei rischi sanitari. Le zone che sono più esposte verranno colpite maggiormente e per questo diventeranno ancora più esposte agli effetti dei cambiamenti climatici, creando un vero e proprio circolo vizioso che rischia di avere conseguenze disastrose nel medio e lungo periodo. A seguito dell'aumento della consapevolezza di tali effetti, nel 2015 si è giunti agli accordi di Parigi, che puntano a contenere il riscaldamento globale entro gli 1,5 gradi rispetto ai livelli pre-industriali. Si tratta di un accordo temerario, ma gli Stati Uniti, ancora una volta, si sono sfilati da tale accordo per proteggere la loro economia e se la promessa di Donald Trump avrà seguito, gli Stati Uniti abbandoneranno l'accordo entro il novembre del 2020. Non basta, a quanto pare, la consapevolezza che gli Stati Uniti rischiano di diventare uno tra i paesi maggiormente colpiti dagli effetti dei cambiamenti climatici, diretti ed indiretti, come hanno mostrato in passato sia l'aumento di pericolosità degli uragani estivi e sia le varie carovane di immigrati provenienti dal centro e dal Sud America. Abbiamo visto quindi che il riscaldamento globale e i cambiamenti climatici avranno due tipi di effetti, uno più diretto sulla natura e sull'ambiente, con l'aumento dei livelli dei mari, lo scioglimento dei ghiacciai, l'aumento degli incendi e della siccità, e degli effetti più indiretti sulle società umane, che si acuiranno via via durante il XXI secolo e da cui nessuno può dirsi al sicuro sebbene vi siano delle popolazioni che vi sono più esposte. Il nostro paese negli anni scorsi è stato messo socialmente in difficoltà da un numero di arrivi di immigrati modesto se comparato a quello di altri paesi europei, e le diseguaglianze sono già oggi un gravissimo problema in Italia, che acuisce ogni giorno di più i conflitti sociali. Noi non siamo al sicuro dagli effetti del cambiamento climatico, nessuno lo è, e bisogna cercare di capire quanto gravi siano i rischi che stiamo correndo. Ridurre le emissioni non basta, bisogna anche educare le comunità a far fronte a possibili situazioni estreme, bisogna esercitare la resilienza e bisogna cercare di capire esattamente quali sono i rischi che corriamo. Si tratta di un tipo di educazione che purtroppo al nostro paese, ma non solo al nostro paese, manca ancora in maniera complessiva e che dovremo cercare di acquisire il prima possibile. Per concludere, non c'è nulla di estremista nel messaggio di Greta, di estremo c'è solo la nostra volontà di cercare di sottrarci alle nostre responsabilità. Serve agire adesso, ma serve anche agire con metodo, intelligenza e programmazione, quindi cominciamo a preoccuparci del nostro futuro e cominciamo a farlo seriamente.